carica dei 100.000 per Back in Time, la 3 giorni dedicata alla storia, nello specifico a 3 grandi epoche, quella etrusca, quella medievale ed infine quella rinascimentale. Si chiude dunque con un successo la prima edizione della manifestazione che ha fatto riassaporare agli aretini e scoprire ai turisti scorci suggestivi della città. Siamo molto soddisfatti, sicuramente si parlerà molto di Arezzo Back in Time, forse se ne parla anche troppo, perché per farvi capire questa mattina gli organizzatori hanno ricevuto 4 telefonate da 3 città italiane e un'europea che tra virgolette ci vorrebbero copiare il format. Le presenze hanno superato ogni giorno quota 30.000 con un boom di presenze nelle serate di venerdì e sabato. Faremo le valutazioni nei prossimi giorni, soprattutto con i vari sensori che avevo inserito comunque in città per capire realmente quando è stato il movimento. C'era tra l'altro molti turisti in giro e anche questo sarebbe importante capire se erano stranieri che erano nei dintorni comunque, indipendentemente dal Back in Time, o comunque sono venuti specificamente per l'evento. Quindi anche dal punto di vista statistico delle strutture ricettive sto lavorando per avere comunque un software di gestione che sia più credibile. Se vogliamo lavorare in turismo dobbiamo sapere esattamente i dati come sono e come si sono sviluppati. Ecco, 100.000 euro erano il bilancio di previsione, c'è già un dato ufficiale per il costo della manifestazione? No, anche lì è a rendicontazione, quindi dovremo fare le valutazioni, diciamo che quello, a differenza di quello che è stato detto, era un tetto che l'amministrazione ha messo come budget massimo, quindi siamo convinti che non lo raggiungeremo, sicuramente sarà qualcosa meno, però diciamo che anche in questo caso la rendicontazione avverrà tra qualche settimana. Si archivia la prima edizione, ma già si pensa al futuro della manifestazione. Abbiamo da migliorare diverse cose, ci piacerebbe anche aumentare di più tutta la parte didattica e culturale, che ho visto che ha avuto un bel successo, soprattutto nei bambini, quindi nelle famiglie con i bambini. Quindi abbiamo sicuramente delle buone idee da portare avanti, ci lavoreremo, abbiamo un anno di tempo davanti, quindi mi aspetto anche che la città ci venga incontro e ci aiuti, quindi anche le altre istituzioni, anche a livello economico, che diano una mano per portare avanti questo evento.